State ascoltando Rotal Radio, centro di sperimentazione radiofonica a cura di Spazi Giovani Rotaliana a PPM Onlus. Dal nostro studio trasmetteremo le voci dei giovani che vogliono esprimere le loro idee e condividere le loro esperienze. Protagonismo giovanile, autoironia e senso critico saranno gli ingredienti di questa nuova avventura. Seguiteci in questa quarta stagione all'ascolto di Rotal Radio. E veniamo al consueto menu dei contenuti. In studio alla conduzione della puntata, Gabri e Mary, conduttori di esperienza per Rotal Radio. Inoltre Patrick e Max, due esperti di bike che ci guideranno nel mondo delle due ruote. E in conclusione sentiremo le interviste fatte a Stefano, istruttore di mountain bike, e ad un grande campione delle due ruote. Restate sintonizzati. Buonasera a tutti, io sono Gabriel. E io sono Mario. E saremo qui stasera per
affrontare questo discorso sulla bici, sulla disciplina del ciclismo. Premettiamo che qui l'ignoranza regna sovrana e quindi ci siamo muniti di persone che, a differenza nostra, ne sanno qualcosa. Per forza, visto che siamo due ignoranti appunto su questo argomento, abbiamo selezionato due persone che appunto ce lo spiegassero. È qui con noi Max. Ciao a tutti. Che è qui in rappresentante del ciclismo on road. E invece abbiamo dall'altra parte della tavolata Patrick. Ciao a tutti. Che invece ci parlerà delle discipline di downhill. E appunto andremo a sentire cosa avete da dirci. Direi che possiamo partire. Sì, direi di sì. Allora direi che la prima domanda la faccio io, visto che hai cominciato tu. Allora, la prima domanda è per in generale, cioè potete rispondere entrambi. E diciamo che proprio si nasce dagli albori. Partiamo dagli albori. Come è nata questa passione per la bici? L'avete sempre avuta o è successo qualcosa che vi ha fatto dire potrei imparare ad andare in bici? No, allora, io in realtà non ho mai pensato da piccolo di diventare così, di appassionarmi così al ciclismo. È successo tutto in una giornata mentre uscivo da scuola e ho incontrato il papà di un ragazzo che correva in bici in una squadra di paese e mi ha detto: ma perché non lo porti a provare? E questo ho detto a mia mamma. E allora sono andato a provare e mi sono appassionato, insomma, sono qui che corro. Bene, grazie. Rivolgiamo la stessa domanda a te, Patrick. Allora, io fin da quando ero piccolo comunque sono sempre andato in bici, mi è sempre piaciuto. Invece ho provato a far downhill per la prima volta a circa 10 anni e da lì non ho mai smesso, mi sono divertito sempre di più a fare questo sport. Perfetto, allora adesso arriviamo alla domanda diciamo un po' più classica di tutte. Da quanto tempo andate in bicicletta? Facciamo rispondere prima Patrick. Allora, in bici ci vado da sempre, però come ho già detto ho iniziato per la prima volta a far downhill a 10 anni. E ho provato per la prima volta poi con mio papà, cioè mi accompagnava lui perché da solo era un problema andare. E niente. Quindi sei subito appassionato? Scusa Mari. Sì, mi sono subito appassionato. Grazie, sentiamo Max. Mentre io vado in bici da quando avevo 7 anni e sono 9 anni che corro e niente, sono ancora appassionato come il primo anno in cui ho iniziato. Ma io ho una domanda, scusate, voi non avete paura intanto che correte di cadere? Perché io ho il terrore continuo. Allora, la paura facendo downhill c'è sempre, perché se non hai paura ti molli, fai cose troppo pericolose e rischi molto di cadere. Un po' di paura c'è sempre, però insomma, sei anche un po' gasato mentre scendi e ti passa anche un po'. Ok, diciamo che la paura ti dà quell'attenzione. Esatto. Che appunto porti per stare attento a non farti del male. Esatto. Mi raccomando, siate cauti. Stessa cosa per me. Di solito arrivo alle gare sempre molto agitato e con la paura che succeda qualcosa. Dopo, per fortuna, però c'è il mio allenatore che mi calma, insomma, mi mette anche un po' di adrenalina e alla fine va sempre tutto bene. Bene, bene. Allora, vi porgiamo un'altra domanda. Quali sono i vostri mezzi? Perché sappiamo che ci sono delle differenze fra i tipi di bici che si usano per mountain bike downhill e per la bici on road, diciamo. Allora, io uso la bici da corsa e normale con le ruote strette, a differenza di quella mountain bike. E da quest'anno sono entrati pure i freni a disco e nelle bici da corsa, in questa nuova categoria. E ecco. Ah, da quest'anno? Sì, ma cioè, sono passato quest'anno una categoria superiore e posso usare i freni a disco, mentre quelli più piccoli no. Ok. Patrick? Io invece ho sempre avuto una bici con i freni a disco, poi la mountain bike è anche dotata della forcella davanti e dell'ammortizzatore posteriore, che varia dalla tipologia che fai. Se fai una tipologia più semplice, l'escursione dell'ammortizzatore e della forcella è minore, invece più va ad alzarsi la difficoltà, più si alza anche l'escursione della forcella. Ma scusate, che cosa sono i freni a disco? Allora, sono praticamente dei dischi di metallo che sono messi al centro di della ruota. Ok. E attorno ci sono due pinze con dentro due pastiglie
quando i tocchi frenano, mentre i freni che avete tutti, insomma, tradizionalmente, sono sulla nell'alto della ruota, subito sotto il copertone. E praticamente cosa cambia? Freni? No, prima, con i freni a disco riesce a frenare dopo ed avere più strade. Bene, bene. Quindi avete risposto anche alla domanda che sarebbe stata la seguente: quali sono le caratteristiche, appunto, dei vostri mezzi? E anche le differenze, appunto. Adesso c'è una domanda importantissima, molto toccante, secondo me. Che per procedere in realtà, tu, Mari? Sì, sì. Visto che comunque conoscete anche un po' la disciplina dell'altro, insomma, bazzicate, fareste mai a cambio sport, dico? Allora, per provare, sì, però penso che passare proprio da praticare mountain bike a praticare bici da corsa ci dovrei un po' pensare. È un bel salto, direi, un bel cambiamento. Io invece, sì, anche d'inverno, faccio mountain bike per la preparazione invernale. E quindi sì, lo farei perché mi piace e mi diverto. Quindi cioè, abbandoneresti proprio... No, no, per un annetto, dai, un anno sabbatico dal ciclismo su strada. Complimenti, ci hai rovinato l'odio che ci aspettavamo. No, no, invece no, mi diverto, è divertente. Prendere i sassi. Abbiamo avuto una risposta negativa e una risposta positiva. Dai, siamo contenti. E iniziamo adesso con le domande un po' più specifiche e partiamo da Max. Visto che ci hai rovinato tutte le nostre aspettative. Ci interesserebbe sapere quante diverse discipline e tipi di gara esistono nella bici on road e se ci sono anche, non so, diversi tipi di bici collegati. Allora, c'è la bici su strada, che è quella che faccio io, ciclismo su strada con gare in linea. Dopo c'è il ciclismo su pista, che è praticamente tutto, cioè allora è un cerchio, insomma, diciamo, con due paraboliche agli esterni di questo cerchio, dove si usa una bici particolare senza freni e senza cambi, e così è uguale per tutti, quindi non ci sono rischi, insomma, che qualcuno ti freni davanti e rischi di cadere. E dentro al ciclismo su pista si dividono, ci sono varie specialità che sono lo scratch, la corsa punti, l'eliminazione, e che sono varie attività, insomma, che si possono fare, scegliere. Di solito nelle gare te ne mettono dentro un po' per ciascuno per farti provare. E sai in cosa si differenziano queste diverse tipologie? Allora, nello scratch praticamente consiste come in una gara normale su il ciclismo che faccio adesso su strada, dove ci sono tot di giri, e di solito nella mia categoria sono una quarantina, e all'ultimo giro si fa la volata. Come una volata è praticamente uno sprint, e gli ultimi, di solito parte gli ultimi 500 metri, dove il più forte, insomma, vince. Dopo, nella corsa punti, è praticamente una gara dove ogni tot giri, di solito 3, e danno dei punti ai primi 5 che arrivano all'arrivo, quindi al primo daranno 5 punti e così via scendendo. Mentre l'eliminazione è ogni giro vengono eliminati due concorrenti, cioè due atleti, e finché non si rimane in tre, dopo si fa la volata per il vincitore. Dopo c'è l'omnium, che è praticamente dove mettono assieme tutte, cioè alla fine di queste tre gare che vanno in tutte e tre le, cioè in questa gara praticamente c'è l'eliminazione, corsa punti, scratch, alla fine c'è un omnium dove mettono assieme tutti i punti e fanno una classifica finale. Ah, perfetto. Okay. Praticamente sono tanti piccoli livelli che esatto. Bene. Io non sapevo tutte queste cose. No, grazie. Prego. Per me è visto andare sulla ciclabile a comprare il pane. Quindi, quindi tu hai detto che fai strada come disciplina. Sì. Ok, e quindi deduco che sia anche la tua preferita. Esatto. Ok. Ma sei da solo o comunque c'hai una squadra dietro? Perché no. Hai parlato di allenatore, sì. Quindi non penso tu sia da solo. No, infatti da quest'anno siamo in 8 in squadra. E c'è il mio allenatore e il preparatore atletico che ci segue con l'alimentazione e gli allenamenti settimanali. L'allenatore si occupa di portarci alle gare, dirci tattica pre-gara e ci segue con l'ammiraglia in gara. E ecco. Ma
ci sono dei ruoli in questa squadra, come il calcio più o meno? O... Sì, esatto, più o meno. Ognuno gioca per conto suo? No, allora, dipende, perché nelle categorie giovanili no, perché alla fine i ragazzi giovani non sono insomma in grado di capire cosa vuol dire la squadra nel ciclismo, intendo. Mentre dalla categoria, da quest'anno soprattutto, si inizia ad entrare, diciamo, più o meno dei piccoli professionisti, dove ci sono vari ruoli, che c'è lo scalatore, il passista e il velocista, e ognuno ha le proprie caratteristiche. Per esempio, gli scalatori saranno magri, pesano poco, e mentre i velocisti saranno grossi, bassi, ma ce ne sono anche alti, e con le fibre veloci, e mentre i passisti sono tendenzialmente le persone alte, i ragazzi alti e con tanti watt. Quindi in realtà, cioè, anche il fisico, comunque la corporatura, incide, esatto, sulle proprie capacità. Esatto. Vuoi spiegarci anche che cosa fanno questi ruoli in una corsa? Allora, partendo dal principio, praticamente si parte dove di solito ci sono dei giri bassi nella gara, cioè dei giri in pianura, e dove tendenzialmente ci sono dei traguardi volanti, che ad ogni giro praticamente si fa una volata per ricevere dei punti che alla fine della gara andranno sommati, e lì di solito si cimenta, insomma, diciamo, il velocista, che tenta di guadagnare più punti possibili per vincere la classifica finale nei traguardi volanti. Poi si va verso la salita, dove di solito tutta la squadra si mette a disposizione degli scalatori per portarli nelle migliori posizioni prima della salita. E arrivati ai piedi della salita, il resto della squadra si sposta e lascia davanti gli scalatori, che tentano di fare il meglio e stare con i primi, attaccare, scattare e prendere maggior vantaggio possibile. Se non ci riescono, e dopo la salita subentrano i passisti e i velocisti. I velocisti che stanno in gruppo e attendono la volata, mentre i passisti che provano ad attaccare e guadagnare più minuti possibili in modo da arrivare all'arrivo da soli. Ok, grazie. Sei stato molto esaustivo, devo dire. Grazie. Allora, noi adesso passiamo a un nuovo contributo e diciamo: noi sappiamo che tu hai intervistato un pezzo grosso di questa disciplina. Sì. Puoi introdurcelo tu? Ho intervistato Gilberto Simoni, un mio idolo. Un idolo che ci tenevo, non avevo mai conosciuto, è stato interessante. Ok, possiamo sentire l'intervista, regia. Ciao a tutti, sono Max della Rotar Radio e sono qui in collegamento con Gilberto Simoni. Allora Gilberto, so che questa domanda te l'avranno già fatta in molti, ma da dove e come è nata la passione per la bici? Sì, salve a tutti innanzitutto. E sì, sai, qui siamo abito a Palù di Giovo, questo è un po' il paese di Moser, primo su tutti Aldo che ha iniziato questa avventura, e un po' tutti noi ragazzi ci siamo appassionati verso questo sport, in qualche modo ci abbiamo provato, e chi più e chi meno ha avuto la fortuna di continuare, di perseguire, di vincere, di avere veramente un bel successo, prima Francesco, poi io, poi anche Moreno, Moser, insomma, diciamo che a Palù ci respirare di ciclismo. Perfetto. Vincevi spesso negli allievi o negli juniores? Ho cominciato a correre a 14 anni, esordiente del secondo anno. Devo dire che insomma c'era un ciclismo che si stava trasformando, stava diventando sempre più competitivo, e all'inizio non ero uno dei tanti, quindi insomma sono passato in juniores, allievo, e ho fatto qualche risultato, qualche piazzamento, un secondo posto il primo anno, però la vittoria è venuta ad allievo a 16 anni, la prima vittoria unica della stagione a 16 anni, però insomma andavo forte in salita, ogni anno mi affinavo, la mia passione non calava, la mia determinazione neppure, e
diciamo che da minore si è avuto un po' la svolta, insomma, sono riuscito a vincere 8 gare tra juniores, vincere il Giro di Misana, in salita ero sempre protagonista e quindi insomma era già un bel vantaggio, diciamo. Ho capito. Invece a quell'età gli allenamenti erano pesanti, duri, faticosi o stavi leggero per non affaticare troppo il fisico guardando anche agli anni futuri? Ma no, io avevo la passione dei miei direttori sportivi che mi confortava, da prima Coden, poi Alberto Pellegrini, d'allievo, e poi Nino Marconi da portaniores, quindi insomma gente che aveva prima di tutto una passione propria e sapeva trasmetterla, quindi mi allenavo, ma per me non era un problema, io volevo stare in bici, passavo giornate in bicicletta, quindi non mi diventava difficile, diventava più difficile stare a scuola, studiare o lavorare, diciamo che un po' come succede a tanti, insomma la bici per un po' ti rapina e avevo vissuto quel momento lì proprio negli anni più importanti della carriera di ciclista. Ok, invece a me molte volte mi è capitato di essere davanti in una gara agli ultimi 200 metri e immaginare la vittoria. Sentivo come se una forza misteriosa mi spingesse oltre il mio limite, perché io lì volevo arrivare. Volevo arrivare prima a quella linea e vincere a braccia alzate. Invece tu cosa provavi? Beh sì, piano piano significa sognare, insomma, io sognavo un po' nei miei limiti, insomma, quindi se vedevo che giorno per giorno i risultati crescevano, arrivava il piazzamento, allora sognavo quel qualcosa in più e senza andare oltre, insomma, non mi sono mai visto tra i professionisti, sognavo la giornata, sognavo la gara della domenica e quindi insomma cercavo sempre di rimanere attuale, che credo che sia la cosa più importante, insomma sogni troppo grandi o sogni troppo lunghi sono pesanti da gestire. Perfetto, grazie mille. Però voglio dire, che mentalità comunque, cioè si vede che è quello che voleva fare. Direi di sì. Eccoci tornati in studio quindi e partiamo con le domande, anzi scusate, prima ringrazio Max di aver fatto questa intervista. Grazie a voi. E di solito ringraziamo l'intervistatore che oggi è anche presente come ospite. E partiamo con le domande per Patrick. Il nostro povero Patrick che è stato lì ad aspettare il suo turno. Vuoi partire tu, Mari? Ma sì, grazie. Allora, comincio io. Visto che prima comunque abbiamo citato un po' il fatto della pericolosità dello sport. Sì. Anche quello di Max, ok, però il tuo soprattutto, non so. Io avrei il terrore. Raccontaci un po' com'è, oltre all'adrenalina che hai detto e all'essere cauti, comunque, voglio capire, ti sei mai fermato dalla paura o... Ti sei sempre buttato? Allora, io non ho il coraggio subito di buttarmi. Ad esempio, se vedo un salto, un passaggio un po' difficile, mi fermo, lo devo guardare, devo capire dove scendere o come saltare. E da lì vedo, se è fattibile per quello che so fare, mi butto. Se no, ci devo un po' pensare. Ma ci vuole anche un sacco di autoanalisi. Cioè, consapevolezza sì. Delle proprie capacità. Sì, devi anche capire cosa sai. E dei propri fare. Limiti. E devi capire anche cosa te sai fare se non ti spingi troppo oltre i tuoi limiti. Giustamente, giustamente. Se no finisci male. Esatto. Esatto, perché rischi di più persone. È brutto da dire però. È così. Bene, allora chiediamo anche a te quante discipline e tipi di gare esistono e quale fai tu e la tua preferita. Allora, partiamo dalle gare di slopestyle, che non sono come la mountain bike che immaginiamo tutti, ma è un sentiero molto largo con dei salti alti e dove gli atleti devono fare molte acrobazie in aria. È più difficile sono le acrobazie e una combinazione che fa in aria, più prendi punti e chi fa più punti vince. Dopo ci sono le gare di cross country, quelle non ve le so spiegare molto bene. Cioè un po' come... Allora chiediamo alla regia di svolgere una breve ricerca. Grazie. Sì, poi ci sono le gare di enduro,
che sono praticamente che vai sia in salita che in discesa per i sentieri, e si alternano pezzi di funivia e pezzi comunque in bicicletta. E poi le gare di downhill, che si va su in funivia e si fa una discesa di 4-5 minuti a fuoco, e non sono comunque faticose, però le più corte, però sono anche molto adrenaliniche, belle da vedere. Immagino. Vederli giù che vanno anche ai 60 all'ora, giù per questi sentieri, insomma. Ai 60 all'ora? Al traguardo, cioè il pezzo più facile, quando al traguardo sono verso i 60-65. Mamma mia. Una bella botta di adrenalina, esatto, direi. Esatto. Bello anche vederli, poi li vedi tutti felici alla fine. Ci credo, ci credo. Allora, e tu quale disciplina fai? O quali, se ne fai più allora, di una? Allora, faccio sia enduro che downhill, che quando vado agli impianti, esempio fai dalla Paganella, che è il più vicino, quando vado lì è comunque downhill perché si va su in funivia e si scende. Invece d'inverno vado faccio enduro, che comunque salgo per raggiungere i sentieri e poi scendo. Ah, ok. La tua preferita? La mia preferita penso sia il downhill, che comunque è la più adrenalinica sia da vedere anche da fare comunque. Ah, ok. Nel frattempo abbiamo la risposta dalla regia, che ringraziamo come al solito. E Mari, leggo io, visto che tu sei dalla parte dove c'è il monitor. Posizione sbagliata. Sì, è la posizione sbagliata per vedere il monitor. Comunque, nel ciclismo le gare di cross country sono competizioni ciclistiche effettuate in mountain bike su terreni misti in circuiti ripetuti più volte. Questa è proprio la definizione di cross country. Ringraziamo Wikipedia. Grazie, che sicuramente ci starà ascoltando. Grazie signor Wikipedia. Ascolta, abbiamo chiesto a Max prima comunque come funzionasse l'argomento per quanto riguarda le squadre. Invece il tuo sport è più individuale o anche lì avete tutte queste... Sì, è più individuale, che comunque la discesa la fai da sola, hai una tua strategia delle tue linee e la fai come ti viene meglio a te. Ci si allena comunque in squadra, però nelle gare si diventa rivali, tra virgolette, per chi arriva primo, anche se sei compagno di squadra. Sei tutti amici, ma alla fine in gara si diventa, come dire, rivali per quei 5 minuti di discesa. Okay. Amici amici e poi ti rubano la bici. Andava fatta pessima, questa battuta. Fatemi uscire da sto posto. Ti chiediamo anche come ti alleni e dove. Allora, mi alleno per prepararmi alla stagione di downhill, non facendo ancora gare quest'anno. Non devo allenarmi così tanto come magari si allena Max, però comunque cerco di tenermi in forma e preparato, andando sui sentieri magari vicino a casa o spostandomi in macchina. Ok. Ci hai già spiegato un po' come funzionano alcune gare, altre o non ho sentito io e mi scuso, oppure non l'hai detto. Quindi ti chiediamo come funzionano le gare. Allora, quella che ti saprei spiegare meglio sono quelle di downhill, perché sono andato a vedere i mondiali in Val di Sole per 3-4 anni di fila e so che c'è un giorno dedicato alle prove. Poi un altro giorno che si fa la run di qualifica, dove si fa il miglior tempo possibile, e poi gli ultimi arrivati in qualifica partono per primi e i primi arrivati in qualifica partono per ultimi. E poi si fa la discesa di gara e il tempo migliore vince. Ah, ok, quindi va bene, ho capito. Insomma, non hai problemi comunque a battere i tuoi compagni e rinfacciarglielo anche dopo? Sì, è divertente alla fine dopo. Insomma, una vittoria è una vittoria in qualsiasi sport, direi. Sì. Bene, allora... Sana competizione. Possiamo procedere con la tua intervista, Patrick. E tu hai intervistato Stefano, che è il tuo allenatore? No, è un istruttore. Scusa. Che fa una scuola di mountain bike, che prima era legata all'associazione della Paganella, però da quest'anno ha creato una sua scuola che sta portando avanti. Ah, ok. Bene, direi che possiamo sentire l'intervista. Ciao a tutti, sono Patrick, oggi sono qua per fare un'intervista a Stefano. Ciao Stefano. Ciao Patrick e ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, com'è nata la tua passione per la bici? Penso che la mia passione per la mountain bike sia nata, come può essere nata a tanti di voi, quindi fin dalla giovane età. La prima bici che mi è stata regalata era comunque il primo mezzo di trasporto,
anche un po' veloce, no? Che ci dava un po' di libertà e indipendenza, e quindi sono salito sulla mountain bike, sulla prima bici, molti anni fa, e da lì è stato amore a prima vista, insomma io non l'ho più abbandonata. Poi ho scoperto appunto le discipline della mountain bike, del gravity, che è quello, è lo sport un po' più estremo, quindi quando affrontiamo le discese, mi è sempre piaciuto, e quindi da lì poi sono andato avanti, e diciamo che comunque è rimasta la mia compagna d'avventure per esplorare sia i monti vicino a casa che poi quando ero un po' più grande anche altre zone, insomma un bel mezzo di spostamento per nuove esplorazioni e nuove avventure. Ok, cosa consiglia chi vorrebbe iniziare a praticare mountain bike? Ma ormai la mountain bike è sicuramente arrivata a un livello sia di tracciati, quindi possibilità di dove andare a raidare, che anche il mountain bike in sé, quindi inteso proprio bici di un certo profilo che ci permettono di muoverci in ambienti sempre più difficili e tecnici. Quindi e poi anche un po' quello che cercano, no, i ragazzi, l'adrenalina, il divertimento. Quindi il mio consiglio è sicuramente quello di iniziare con il piede giusto, non volere fare troppo, non voler esagerare, perché comunque il buon senso deve essere alla base di ogni cosa che andiamo a fare in mountain bike. Il piede giusto può assolutamente essere quello di iniziare prendendo delle lezioni tramite una scuola, dei maestri mountain bike, ce ne sono tanti, ormai sta diventando una professione sempre più affermata, e quindi ecco, magari di iniziare con qualche ora di lezione che ci fa capire subito come gestire il mezzo in sicurezza e poter affrontare in sicurezza e divertimento tutto quello che andremo a fare con la bici. Come si diventa istruttori di mountain bike? Questa è un'ottima domanda. L'istruttore di mountain bike lo si diventa tramite dei corsi. Ci sono vari enti che rilasciano il patentino per diventare maestro di mountain bike, ci sono enti più o meno, diciamo, di alto profilo. Purtroppo in Italia non esiste ancora un albo, quindi in Camera di Commercio non esiste una classe a tecco che identifichi il maestro di mountain bike. Questo fa sì che chiunque prenda un patentino da qualunque ente sia considerato per l'Italia un maestro di mountain bike. Io ho fatto il corso tramite la Federazione Ciclistica Italiana, che vale come gli altri enti, però almeno la federazione, ci auguriamo che un giorno, in un futuro abbastanza vicino, sia colei che prenderà le redini, che creerà un albo e che riuscirà diciamo a renderlo una professione a tutti gli effetti. Quindi è anche il corso più professionale presente in Italia, quello della FCI. E quindi ecco, tramite dei corsi dalla durata di più giorni, ci sono dei test d'ingresso sia soprattutto tecnici, cioè saper andare in mountain bike in un modo discreto per poter accedere a questi corsi, e poi si fa il corso e viene rilasciato un patentino. Perfetto Stefano, grazie mille e noi ci sentiamo. Buonasera. A voi ragazzi. Vorrei far notare la qualità di questa sera, dove ci sono due intervistati che fanno anche gli intervistatori. E quindi sono sia da una parte che dall'altra. Ringraziamo anche Patrick per l'intervista fatta. Grazie a voi. E in realtà abbiamo un po' di cui parlare anche con la regia, che ha tirato qualche spunto di domanda, giusto per fare polemica, perché... No, non è vero, non è vero. La regia, sono io la regia. Sì. Ciao a tutti, ciao, io sono la regia. Ciao la regia. Ciao. No, io volevo chiedere ai nostri ciclisti, magari un po' più a Max per la disciplina che fa, insomma, se ha mai avuto problemi con gli altri sportivi della strada, ovvero gli automobilisti. Quindi sappiamo che, come dire, ci sono un sacco di meme. Sappiamo di questa rivalità. Ecco. C'è una rivalità, esatto. Insomma. Rivalità tra i ciclisti e le file indiane, soprattutto. Esatto, forse ecco la cosa delle file indiane, non so se vogliamo
dirla, vi insegnano questa cosa o no? Io sono qua nella parte dell'automobilista, è una provocazione. Veramente. Mauro, tu non lo vedi, ma Max sta ridendo. Sta ridendo, sì, sì. Dillo perché no, io sono, non ti vedo. Quindi Max, non so, dici qualcosa, hai avuto brutte esperienze oppure... Cosa pensate voi ciclisti degli automobilisti? Ma allora, di solito io quando esco in allenamento, anche con i miei compagni, cerco sempre di stare a bordo strada e in fila. E dopo certe volte sei lì che chiacchieriamo, magari ci mettiamo su una strada e non ce ne accorgiamo neanche di stare uno a fianco all'altro. E... ed è qui che l'automobilista, ma neanche dopo una clacsonata, e qui, e qui Andrea on fire, abbiamo toccato proprio il punto dolente. E qui da noi partono le bestemmie. E... no, ma alla fine c'è, cioè, niente, in quel, un attimo, quel momento, però, cioè, ci spostiamo di solito. Dopo ci sono certi che stanno in mezzo e se ne fregano. Però io personalmente cerco sempre di non intralciare gli altri. Forse quelli che non si spostano sono proprio, mi credo, a vedere dalle divise, dai fisici, i non professionisti di solito. Ah, quelli della domenica. Quelli della domenica tirano fuori la bici la domenica. Che hanno tutto il diritto, ci mancherebbe di andare in bici, anzi, bravi loro. Belle tutine anche. Belle tutine, esatto. Andrea, tu hai avuto qualche esperienza invece a riguardo? Ma allora, io ovviamente ho una prospettiva da automobilista. E per questo risparmierei qualsiasi osservazione a una prossima puntata sui motori, magari, perché questa sera è la puntata sulle bike, quindi ecco, non so quanti secondi abbiamo, però so che Max ha una cicatrice sulla gamba, io mi ricordo questa cosa. Più di una? Vabbè, io me ne ricordo seria. Una perché insomma sembrava di una ferita abbastanza importante, che ti è capitata, non so se in gara o comunque sulla bici, in giusto? In gara. Ecco, quindi come dire, anche riuscire dopo un trauma di questo tipo, perché ti ha messo dei punti, comunque sei stato fermo. 46. Wow, ok, non me ne ricordavo così tanti. Dopo un incidente di questo tipo, rimettersi in bici, rimettersi in sella vuol dire essere davvero appassionato, insomma. È stato complicato perché all'inizio stavo sempre in fondo al gruppo, distanziato, avevo un sacco di paura. Dopo mi sono un po' fatto dentro grazie anche ai miei compagni che mi aiutavano, il mio allenatore che mi spronava, e adesso come se non fosse successo nulla, anzi ancora direi più di prima. Di fare una preghiera anche per tutti quei genitori a bordo strada che in realtà non sanno quello che sta succedendo e magari vengono avvisati del tipo è arrivata un'ambulanza. Genitori e migliori amiche. Ok, direi che facciamo le ultime due domande. Sì, bravo, che Mauro ci ha avvisato che ne abbiamo una dal pubblico. Sì, se volete ve la leggo. Ah, ok, vai. Ve la leggo velocemente. È una domanda di Andrea, vi chiede di finire questa affermazione collegata ai vostri sport ovviamente. Me la sono vista brutta quella volta che... Interessante, direi. Possiamo rispondere anche noi? Prego, chi inizia? No, Andrea ha scritto Max e Patrick sul commento. Max e Patrick, va bene, esatto. Non dirò niente. Vai, prego. Me la sono vista brutta quella volta che... no, dai. Qualche caduta, vabbè. Sì, me la sono vista brutta quella volta che stavo andando in discesa 70 all'ora, discesa molto pendente, tutta dritta, e ero verso la fine del gruppo e davanti a un certo punto ho visto tutti i ragazzi per terra sdraiati e sono arrivato lì, ho frenato, mi sono fermato, da dietro sono arrivati tutti gli altri 200 corridori o quanti erano, mi sono venuti addosso, ho fatto un volo, avrò fatto 30 metri di volo sdraiato, mi sono ritrovato con 5 corridori sopra. Lì me la sono vista brutta. Mamma mia. Patrick? Io invece ho rischiato di farmi molto male, ma per fortuna mi è andata bene. E me la sono vista brutta quella volta che stavo andando in discesa da un sentiero di casa e mi sono dimenticato che c'era una curva, andavo comunque abbastanza veloce e la curva non l'ho fatta, sono andato dritto e diciamo che ho sfiorato l'albero, però... mi sono solo un po' graffiato, l'albero non l'ho preso, mi è andata bene. Ok, ti è andata bene. Mi piace questa cosa, mi sono dimenticato che c'era una curva. Esatto, e siamo contenti che l'albero stia bene. Sì, l'albero non si è fatto niente, gli ho fatto una carezza, è passato tutto.
prima di concludere io farei l'ultima domanda, che è quella un po' più toccante quando si parla di sport. Soprattutto a livelli un po' alti, diciamo. Che è, che rinunce avete fatto per questo sport, in questo caso la bici? Allora, io soprattutto con il cibo, è la cosa che mi ha preso maggiormente, non poter mangiare quello che voglio. E poi anche le uscite con gli amici la sera, il sabato sera non puoi uscire perché la domenica mattina devi partire alle 4 perché hai la gara. La domenica mattina devi mangiare la pasta alle 7 di mattina perché corri. E quindi l'alimentazione soprattutto e gli amici. Ah, ok. Delle belle rinunce, direi. Io invece non ho fatto grandi rinunce al momento perché non faccio downhill a livello agonistico ma amatoriale, e ho solo rinunciato magari a qualche uscita perché volevo comunque andare a Faia a fare qualche discesa, ma sennò nulla di che. Beh, ricordiamo comunque che tu sei più piccolo di Max, quindi comunque sì. Anche se gareggiaste nello stesso, diciamo, categoria? Nel senso disciplina? Grazie, scusa, la stessa disciplina. Ho cercato su Wikipedia. Sei comunque in due categorie diverse, quindi penso sì. Che le rinunce siano diverse anche in base a quello. Sì, direi. Mauro, vedo che mi scrivi a monitor, salutiamo i chattatori, vuoi farlo tu che... Ma così hai spoilerato il nostro mega trucco per comunicare. Comunque trucco fallimentare, tanto, perché tanto non si diamo un niente. Piccolo spoiler, a settembre lo avrebbero saputo comunque. E lasciamo così. Bravo, lasciamolo così. Allora ci salutano Fabio, Andrea, Angelica, Laura, che ricorda i bei tempi dove si andava fuori dai Poggioli aspettando il Giro d'Italia, aspettando Checco. Grande, io aspettavo Gibo, io ero un fan di Gibo, quindi ecco. E Daniele, Andrea e Veronica e anche tutti gli ascoltatori che ci stanno sicuramente ascoltando ma magari non chattano. Ah, e di Daniele ho visto un commento, mi permetto perché conosco, è mio grande amico, e ho letto il commento che diceva grande Mari, punto. Mi aspetto dopo in privato un grande Gabriel. Daniele, se mi stai ascoltando, sono grande anch'io. Preferenze visibili comunque date anche dalla bravura, voglio dire. Mari fan club. Giustamente. Bene, allora sentiamo la musica conclusiva. Siamo veramente agli sgoccioli, quindi i ringraziamenti. Ringraziamo la chat, ringraziamo la regia. Grazie Mauro, grazie Gabriele Widman che è la regia dietro Mauro non microfonato per oggi. Ringraziamo Andrea per l'intro. Ringraziamo gli ospiti, ci facciamo un ringraziamento anche a noi? Sì, grazie. Grazie a noi. No, lo faccio io un ringraziamento a voi, anzi lo facciamo noi un ringraziamento, esatto, a voi, siete stati bravissimi. Anch'io. Avete fatto da soli una puntata gestita con gli ospiti, con le interviste, e non è facile parlare per 45 minuti. E facciamo un po' di rumore. Facciamo un po' di rumore. E vai anche un po' di effetti grandi, ragazzi, grandi. Io voglio ringraziare la Grazia che scrive grande Gabri in chat. Grazie. Grazie a queste preferenze da te non me le aspettavo, dopo che ti ho addobbato la sala qui. Forse proprio per come l'hai addobbata. Comunque. Quindi, in conclusione, dopo i ringraziamenti, contatti, potete scriverci su WhatsApp al numero di Rotar Radio 345-056-5539. Ci trovate sul gruppo Facebook di Rotar Radio all'interno della pagina Facebook di APPM Onlus e sull'Instagram di APPM Onlus. Io direi che abbiamo concluso qua. Buona serata o buon pomeriggio o buona giornata a chi se lo ascolterà in formato podcast. Tornate a trovarci. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Drinking.